Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. Tanti temi che affronteremo all'interno del nostro telegiornale, a partire dalle nuove norme che scattano da oggi per area B e area C a Milano. Poi un nuovo incidente stradale questa mattina, sempre nella capitale meneghina. È stato investito un 82enne, in questo momento è in condizioni gravissime. E poi da oggi parte il nostro nuovo programma sul basket, terzo tempo alle 21:10 con il nostro Paolo Barni. A seguire ci sarà la differita della partita Vigevano-Trapani. Partiamo così. E allora da oggi scattano delle nuove regole per quanto riguarda la mobilità a Milano, norme di cui si è parlato a lungo in questi mesi. Oggi è finalmente arrivata la data d'inizio, infatti nuovi ci saranno i sensori per i mezzi pesanti, nuovi limiti e presto anche l'aumento del ticket di ingresso di area C. Ma partiamo così, andiamo subito a collegarci in diretta da Stefano Galimberti. Allora, quali sono tutte le novità a partire da oggi? Sì, Giusy, partirei da una di quelle più attese, nel senso anche più odiate, soprattutto per chi a Milano ci deve andare tutti i giorni, magari in area C, e cioè l'aumento del ticket d'ingresso nella zona più centrale di Milano, che passa da 5 a 7,50 euro al giorno. Per fortuna, se così si vuol dire, questo aumento entrerà in vigore effettivamente alla fine del mese, quindi dal 30 ottobre, mentre tutte le altre misure che già tu prima descrivevi entrano in vigore da oggi, misure che possiamo dividere in due macro aree, quelle riguardanti la sicurezza e quelle riguardanti invece l'inquinamento. Per quanto riguarda quest'ultimo in particolare, ci sono le conferme alle deroghe dell'area B, e cioè il fatto che i veicoli a benzina fino a Euro 2, i veicoli diesel fino a Euro 5 potranno entrare a Milano soltanto utilizzando il sistema del move-in, cioè degli accessi consentiti durante un anno, accessi che sono 25 per i non residenti, per i residenti a Milano, e invece solamente 5 per le persone non residenti, da cui appunto il problema che di fatto questo implica per i possessori soprattutto di auto diesel di vecchia data di attrezzarsi con i mezzi per entrare nel capoluogo lombardo. Ma c'è di più, forse il provvedimento più importante, perché Milano fa da capofila a tutta Italia, è la prima città che prende un provvedimento del genere, riguarda appunto la sicurezza di pedoni e ciclisti all'interno di area B e C. Bene, i mezzi pesanti o in generale i mezzi per il trasporto di cose, quindi pensiamo a furgoni, tutti i mezzi da lavoro fino ad arrivare anche ai vari auto articolati, dovranno essere muniti di sensori che segnalino l'angolo cieco ai ciclisti. Allo stesso tempo deve anche essere segnalato proprio sul mezzo dei sensori, che sono obbligatori da oggi, ma c'è una piccola deroga, e cioè il fatto che le aziende proprietarie dei mezzi possono installarli effettivamente entro il 31 dicembre del 2024, mentre da oggi è obbligatorio averli o già installati o avere un contratto in mano per l'installazione su tutti i mezzi. Una misura portata a gran voce da Arianna Censi, la quale appunto ha sottolineato come Milano è la prima città d'Italia che, dopo i vari incidenti anche mortali che vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi, sceglie questa strada in autonomia, aspettando poi chiaramente se queste innovazioni verranno introdotte in tutte le città d'Italia, con delle introduzioni da parte del Ministero delle Infrastrutture all'interno del codice della strada. La linea può tornare a te, Giusy. Sì, grazie mille Stefano, torneremo a collegarci con te tra poco. Intanto c'è stato un blitz animalista alla fiera di Bereguardo, ci sono stati degli scontri da parte degli animalisti e gli organizzatori della fiera per fermare la corsa degli asini, la ricostruzione nel servizio. Fuori dal campo!
Urla spintoni e alla fine l'intervento delle forze dell'ordine per evitare il peggio. È riassunto della contestazione degli animalisti alla fiera di San Zeno a Bereguardo, dove domenica pomeriggio era in programma la tradizionale Corsa degli Asini, un evento che si svolge ogni anno e che prevede appunto una gara tra gli animali e i loro fantini, che compiono 3 giri attorno al castello. Gli attivisti delle associazioni Fronte Animalista e AVI, l'Associazione Vegani Internazionali, si sono presentati un'ora prima della partenza della corsa. La questura aveva permesso un presidio statico, ma gli animalisti hanno iniziato a chiedere a gran voce di sospendere l'evento perché ci sarebbero state delle violazioni della direttiva ministeriale in vigore per questo tipo di manifestazioni. Quando il sindaco e gli organizzatori hanno dato il via alla gara, poi, 4 attiviste si sono sdraiate sull'asfalto proprio davanti ai box dove stavano per uscire gli asini. A quel punto è scoppiata la rabbia degli spettatori, erano diverse migliaia quelli presenti a Bereguardo per la fiera, che si sono scagliati contro gli animalisti. Le forze dell'ordine hanno evitato scontri, pur con fatica, e hanno poi riportato le attiviste nella zona transennata. La rabbia dei presenti non si era però ancora placata e sono volate bottiglie di plastica e altri oggetti in direzione del presidio. Per evitare il peggio, polizia e carabinieri hanno caricato gli animalisti sulle auto di servizio e li hanno portati fuori dal paese tra gli insulti e le urla del pubblico. Contestazioni anche a Milano da parte degli ambientalisti contro la Green Week, per loro è tutta una finta. Vediamo. Milano, sei diventata nera, 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 sei diventata nera come il carbone. Sei diventata nera, storico brano dei Marcello Sferial sulla tintarella estiva degli anni 60, diventa inno di protesta di comitati e associazioni ambientalisti milanesi contro una città che di verde, a parte le parole, ha ben poco. Una contestazione a tutto tondo che investe il comune nel momento in cui le istanze dell'ambiente sono al centro del dibattito. Ogni anno Palazzo Marino organizza la Green Week, la settimana di appuntamenti dedicata proprio al verde, ma le politiche del comune sono state messe sotto attacco da comitati di cittadini e associazioni ambientaliste che hanno voluto trasformare l'onda verde di cui tante volte Palazzo Marino ha parlato in un'onda grigia. È sotto gli occhi di tutti che a Milano la situazione dal punto di vista ambientale è disastrosa, il traffico è sempre in aumento e non è regolato, come siamo messi come inquinamento lo sappiamo, siamo maglia nera, no? Sia a livello di città che di regione e idem per il consumo di suolo. Sul banco degli imputati ci sono il sindaco Beppe Sala, definito senza mezzi termini il re del greenwashing, e l'assessora all'ambiente Elena Grandi, esponente di Europa Verde, in cui erano riposte belle speranze, poi disattese. Una settimana all'anno di dibattiti sul verde e altre 51 fatte di cemento e smog, accusano gli ambientalisti, mentre a Milano si registrano 1500 morti all'anno per l'inquinamento e la gestione del verde fa acqua da tutte le parti. Foresta mi aveva detto che avrebbe piantato 1,5 milioni di alberi. Noi abbiamo migliaia di alberi morti di sete per mancanze di cura e continuano a tagliare gli alberi sani. Non si sa perché, non si sa chi dà i permessi. Continuiamo a parlare di ambiente, ma questa volta ci spostiamo e lo facciamo andando in diretta da Paolo Barni, perché c'è stata una stangata economica per la discarica di Cascina Fogliano, un conto salato da pagare da circa 80.000 euro. A te Paolo. Sì, esatto, buongiorno. È arrivato il conto per degli interventi che erano stati fatti negli scorsi mesi, ma che con l'ultima variazione di bilancio sono stati resi pubblici e votati dal Consiglio Comunale. Tra l'altro, insomma, la cifra ha fatto strabuzzare gli occhi sia ai consiglieri di maggioranza che a quelli di opposizione. La bonifica dell'ultima discarica abusiva formatasi a Cascina Fogliano è costata ben 88.000 euro. Cascina Fogliano è un complesso di cui vi abbiamo parlato più volte, situato appunto in frazione Fogliano, di proprietà comunale, più volte oggetto di occupazioni abusive, più volte oggetto di discariche abusive e anche più volte oggetto di incendi, probabilmente anche innescati da chi magari lì vi trovava al riparo. C'era stato un primo incendio nel 2022, il 10 giugno, la settimana successiva si fece poi la bonifica della discarica abusiva, il cortile era tutto ingombro di rifiuti, però questo non è bastato perché a distanza di esattamente un anno la discarica abusiva si era riformata
e anche lì c'era stato un incendio il 4 maggio scorso. Dopodiché, questi vedete sono gli ingressi che adesso sono stati completamente chiusi, la vegetazione ha ripreso possesso di fatto del cortile. E poi soprattutto che cosa si è fatto? Una messa in sicurezza con una muratura di tutte le aperture che davano sulla strada, cosa che prima non era stato fatto, e questo unitamente al fatto che il cancello non era stato messo sufficientemente in sicurezza, c'era soltanto un lucchetto, mentre adesso ci sono dei pali di ferro piantati davanti per impedire l'accesso alle automobili, lì transitavano camion che scaricavano. La cosa poi è diventata insostenibile appunto con l'incendio del maggio scorso, si è proceduto alla bonifica, durante la bonifica si è capito che lì dentro c'erano dei rifiuti anche molto pericolosi, tra cui l'amianto. Da qui la maxi spesa di 88.000 euro per la bonifica. Allora, da una parte il problema, come avete visto, è stato risolto perché la messa in sicurezza è stata completata. Il conto da pagare, molto salato, è al momento a carico della collettività, perché l'unica maniera ovviamente è di trovare i responsabili, cioè chi veniva lì, tra l'altro regolarmente, vista la quantità di rifiuti, a scaricare abusivamente. Naturalmente, se ci fosse una denuncia e un processo e una condanna, a quel punto il comune potrà rivalersi, ma al momento i responsabili non sono mai stati identificati. È tutto. Grazie mille a Paolo Barni, anche con te torneremo tra pochissimo. Invece ancora incidenti che coinvolgono pedoni sulle strade di Milano. Un anziano è stato investito in via Palmanova e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sono gravissime le condizioni dell'82enne che è stato investito questa mattina intorno alle 9.30 all'altezza del civico 133. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che lo hanno trasportato e intubato al Niguarda in condizioni disperate. Adesso gli agenti della polizia locale, giunti sul posto immediatamente, stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Cambiamo argomento, ottobre è il mese della prevenzione. Ieri sono iniziata la campagna dei vaccini sia anti-Covid sia anti-influenzali. L'ottobre dei vaccini dal Covid all'antinfluenzale in Lombardia partirà proprio questa domenica. Nel primo giorno del mese si inizierà in 80 centri del territorio con le somministrazioni del vaccino contro l'influenza. Una giornata dedicata alle persone over 60, ai bambini dai 2 ai 6 anni, alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari, agli appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Dal 2 ottobre poi inizieranno a vaccinarsi i sanitari, i pazienti di ospedali e gli ospiti di RSA e dal 16 ottobre tutti gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata. Partiamo con una giornata simbolica il domenica 1 di ottobre, durante la quale apriremo 80 centri vaccinali in tutta la regione Lombardia per vaccinare soprattutto contro l'influenza, ma ci saranno anche i nuovi vaccini contro il Covid e quindi li mettiamo a disposizione per tutte quelle che sono le categorie che hanno maggiore bisogno di essere protette, quindi gli over 60, quelli che sono al di sotto dei 60 anni che si trovano in condizioni di fragilità, cardiopatie o altri problemi, tutte le donne che sono incinta o che hanno appena partorito e quindi quelle che sono le categorie poi anche che maggiormente a rischio, gli operatori sanitari, tutti quelli che lavorano a contatto con situazioni di problematica medica e anche quelle che sono le nostre forze dell'ordine, i nostri protettori, i vigili del fuoco, tutte quelle che sono la polizia municipale, tutte quelle realtà che ogni giorno si occupano di noi. Basterà prenotarsi sul sito di Regione Lombardia e durante la somministrazione dell'antinfluenzale potrà essere cosomministrato il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato. È chiaro che se io vado a vaccinarmi per l'influenza o per il Covid, se li faccio tutte e due la situazione è migliore. Io stesso, ahimè, essendo ben oltre la soglia dei 60 anni, mi vaccinerò contro tutte e due le patologie, anche perché lo voglio chiarire.
per quello che riguarda il Covid. Non stiamo parlando di una quinta dose di vaccino contro il Covid, stiamo parlando di un nuovo vaccino, completamente nuovo, quindi non è un richiamo dei vaccini precedenti, è un nuovo vaccino che funziona benissimo e che non ha dato al momento assolutamente nessun effetto collaterale. I disservizi contro il trasporto pubblico locale a Cassinetta di Lugagnano arrivano al prefetto di Milano con un esposto. Ce ne parla di nuovo in diretta il nostro Stefano Galimberti. Stefano, a te la linea. Sì, perché il primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano, comune dell'Abbiatense, ha deciso di scrivere al prefetto di Milano Renato Saccone proprio per quanto riguarda i problemi che permangono ancora nell'Abbiatense sul trasporto pubblico locale e in particolare per quanto riguarda gli autobus, un argomento di cui avevamo già parlato ad esempio la scorsa settimana, facendovi vedere quali sono i disagi che i pendolari, specie studenti e famiglie, incontrano per spostarsi dall'Abbiatense verso le stazioni dei treni di Abbiategrasso e Albairate in particolare, perché il problema è che le coincidenze tra gli orari degli autobus e quelle dei treni non ci sono e questo crea ovvi disagi, primo fra tutti per quanto riguarda gli studenti il fatto di dover essere accompagnati di primo mattino in stazione, un problema appunto che è riesploso con l'inizio di questo nuovo anno scolastico, data che si attendeva da parte di Cassinetta di Lugagnano e dei comitati sul trasporto pubblico locale proprio per vedere se le ultime assunzioni da parte di Stav, l'azienda che gestisce il trasporto nell'area appunto dell'Abbiatense, fossero state poi risolutive per quanto riguarda i problemi che c'erano già negli scorsi mesi, negli scorsi anni, e cioè poche corse, autobus sovraffollati o, come vi abbiamo detto, corse ad orari che non coincidono poi con le esigenze di chi i mezzi li deve utilizzare. Per questo appunto da Cassinetta parte questa iniziativa, cioè di raccogliere in modo schematico quelle che sono tutte le date, le ore in cui si verificano dei disservizi, e appunto questo cahier de doléances verrà poi portato al prefetto di Milano chiedendo appunto un intervento su quella che è la gestione più a livello generale del trasporto pubblico locale nell'Abbiatense. La linea può tornare a te, Giusy. Grazie mille Stefano Galimberti. Parte invece a Città Studi il cantiere per la realizzazione del campus umanistico nell'area di via Celoria 10, che ospiterà i corsi del Dipartimento di Beni Culturali ma anche corsi di area economica, politica e sociale. La statale conferma quindi la propria intenzione di mantenere un forte presidio a Città Studi, il primo storico nucleo scientifico dell'Ateneo, in ferma coerenza con la prospettiva di riorganizzare e sviluppo multipolare al centro di tutti i suoi piani pluriennali, che prevede, oltre a campus di Città Studi, il polo centrale, il campus in Mind, il polo veterinario di Lodi e il polo Unimont di Edolo. A Gaggiano invece il progetto di in collaborazione con Regione Lombardia per utilizzare la bicicletta in sicurezza. Vediamo. L'amministrazione comunale di Gaggiano con i comuni dell'Unione dei Fontanili ha ottenuto il finanziamento regionale Bici in Sicurezza 2023. Saranno previsti incontri e attività nelle scuole con ragazzi e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e con bambine e bambini delle primarie, questo a cura della Polizia Locale dell'Unione dei Fontanili. L'obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni al corretto uso della bicicletta, al rispetto delle regole del codice della strada e alla tutela della propria sicurezza. In quell'occasione alle classi che parteciperanno verranno distribuiti dei gadget per la sicurezza ciclistica, luci intermittenti con clip per la bicicletta e anche campanelli. Come è stato anche spiegato dal sindaco di Gaggiano Sergio Perfetti, l'obiettivo dell'amministrazione è perseguire una politica di viabilità e mobilità dolce, cioè ridurre le auto per garantire più sicurezza a pedoni e ciclisti in ambito sostenibile. Sono inoltre previste attività di controllo nei pressi dei percorsi ciclabili per far rispettare le norme del codice della strada da parte dei ciclisti e degli utilizzatori di monopattini. Attività mirate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul corretto uso di questi mezzi di mobilità alternative per informare sulle sanzioni previste in caso di violazione.
La promozione degli spostamenti in bicicletta, anche tramite la creazione di piste e corsie ciclabili, deve andare di pari passo con l'adozione di comportamenti responsabili, secondo l'amministrazione, comportamenti che devono essere anche consapevoli da parte di tutti gli utenti. Questa sera andrà in onda il nostro nuovo programma Terzo Tempo, un programma tutto sul basket. Andiamo di nuovo in diretta da Paolo Barni, andiamo proprio da lui perché sarà lui a condurre questo nostro nuovo format alle 21.10 canale 78 per parlare di basket e anche di quanto è successo ieri tra il Vigevano e il Trapani, poi a seguire ci sarà la differita della partita. A te Paolo. Sì, esatto, l'attesa è finita, non tanto l'attesa per la partenza del nostro programma che vi invito a seguire stasera alle 21.10, ma perché la partenza del nostro programma viene in concomitanza con l'inizio del campionato di basket del ritorno in Serie A2 di Vigevano, un ritorno che era atteso da 13 anni in città, ma in realtà da molto di più, perché questo sarà il primo campionato dopo circa 40 anni che verrà disputato in Serie A a Vigevano, dato che l'avventura di 13 anni fa, purtroppo per l'indisponibilità del Palasport, venne disputata quasi interamente a Novara, con solo due partite giocate a Vigevano. Quindi c'era un'attesa enorme, 2000 persone ieri a vedere la partita d'esordio Vigevano-Trapani, e queste 2000 persone hanno visto davvero un gran bello spettacolo, perché Vigevano ha giocato una grande partita, ha perso sul finale dopo aver condotto per quasi tre quarti di gara contro quella che è data da tutti come, se non la favorita assoluta, una delle favorite per la vittoria finale di un campionato in cui invece Vigevano dovrà lottare per la salvezza. Due parole sulla partita. Convincevano che era partita molto bene, tenendo sempre la testa avanti nei confronti di Trapani, soprattutto dominando almeno inizialmente a rimbalzo. Trapani era sempre rimasta in scia, soprattutto grazie alle alte percentuali nel tiro da tre, poi purtroppo anche complice le ridottissime rotazioni per Vigevano, con D'Alessandro infortunato di lungo corso, Stradmanis che sta recuperando da un infortunio ma assolutamente non è nelle sue solite condizioni, poi tra l'altro anche una botta alla gamba che ha impedito a un altro giocatore di disputare tutta la partita, le Ardini, si sono avute difficoltà con la stanchezza che è arrivata poi tra la fine del terzo quarto e nel quarto quarto. A quel punto Vigevano ha ceduto note soprattutto per Trapani, con 26 punti ha davvero dato la sferzata decisiva. Si è risultati così al risultato finale di 82-90, però è stata una bellissima partita che vi invito, se non l'avete vista dal vivo, a vedere stasera, se l'avete vista dal vivo a rivedere, perché davvero merita. Ci ritroveremo a partire dalle 21.10 con ospiti general manager Marino Spaccasassi e con Lorenzo D'Alessandro. A finire del nostro salotto, della nostra chiacchierata, c'è la differita integrale, naturalmente poi nel TG di stasera comunque ci sarà un ampio servizio sulla cronaca della partita dal Palasport di Vigevano. È tutto. Grazie Paolo, allora appuntamento questa sera alle 21.10. Noi chiudiamo con la politica, perché Forza Italia chiede l'iscrizione di Silvio Berlusconi al Famedio, però è polemica nel centro-sinistra. Sentiamo. È una delle polemiche ricorrenti del Comune di Milano e, puntualmente, torna a fare capolino dopo l'estate. Le iscrizioni al Famedio, il Pantheon dei milanesi dove vengono iscritti i cittadini che hanno dato lustro alla città, fanno discutere anche in questo 2023. E non poteva essere altrimenti, dal momento che il primo nome ad essere emerso è quello di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. La decisione di chi inserire nel novero dei grandi milanesi il prossimo 2 di novembre spetta al Consiglio Comunale e a lanciare
il nome di Berlusconi, come è giusto che sia, è stato il capogruppo di Forza Italia in comune, Alessandro De Chirico. Il sindaco Beppe Sala ha evitato di commentare, limitandosi a chiedere di non politicizzare questo momento di ricordo di chi non c'è più. Parole che De Chirico coglie al balzo per rispedirle direttamente nel campo del centrosinistra. Fa bene a ricordarlo alla sua maggioranza che non è il caso di politicizzare la proposta di Berlusconi, l'iscrizione al fan medio del cavaliere Berlusconi, perché bisogna andare oltre gli steccati ideologici e riconoscere la qualità dell'uomo, dell'imprenditore. Ma cosa ne pensa effettivamente il centrosinistra? La risposta a questa domanda potrebbe, in certi casi, anche sorprendere. Nel fan medio vanno inserite le personalità milanesi che hanno dato un grande esempio in vita di moralità, di cultura, di etica. Non mi pare che Silvio Berlusconi appartenga a questa categoria. Chiaramente sono distantissimo politicamente da lui, da quello che ha rappresentato, è stato però un grandissimo imprenditore. Non vedo nulla di male su questa proposta, cioè personalmente non sono contrario. Questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del meteo, ma l'appuntamento torna alle 19 con le nostre edizioni serali dei TG. Vi auguro una buona giornata.